Benvenuti a tutti cari MTIers, oggi puntata sulla cancel culture e wokeism, visto che sono capitate un po' di cose che mi hanno fatto pensare. Ora sicuramente mi darete del boomer, in fin dei conti il 70% del mio pubblico è molto più giovane di me, ma non posso esimermi dal parlarne, poiché solo con il dialogo e la comprensione si può superare un impasse che sta attanagliando i social network e che sta minando la nostra capacità di crescita culturale. Mentre voi guardate le grafiche del mio canale e dei miei social, forse è meglio che rifletta bene su come iniziare i video, perché mi sa che dopo questo intro avete già tutti abbandonato. Se non fosse così, grazie, e sappiate che non è mia intenzione fare la predica, ma vorrei solo esporre quello che vedo come serio problema per il nostro futuro culturale. Ci tengo anche subito a precisare che non sono contrario al protestare, lamentarsi o segnalare le ingiustizie, anzi è l'esatto opposto, ma proprio per questo sento anche la necessità di mettere un freno al degenerare di questi atteggiamenti in stile wokeism o cancel culture. Partiamo quindi col primo esempio. Pepe la Puzzola è un personaggio dei Looney Tunes creato nel 1945 che è stato tagliato dal film Space Jam 2 dopo un articolo del New York Times in cui veniva detto, anche giustamente, che negli anni 50 era un personaggio che poteva inneggiare alla violenza sulle donne. Peccato solo che con questo articolo, che ha fatto alzare le proteste e i boicottaggi sul personaggio, ci siamo andati a perdere una scena di questo nuovo film in cui l'attrice modella brasiliana Gracie Santo, la cito perché si è sempre occupata di questi problemi, veniva molestata dalla Puzzola, che però sarebbe stata subito bloccata da LeBron James, facendo così capire alle nuove generazioni che non sono comportamenti appropriati. Questo è il classico esempio di quello che si va a perdere culturalmente lanciando delle campagne estreme e aggressive contro fatti lontani, generazioni che anziché essere contestualizzati e compresi vengono cancellati e repressi. Ora parlo del direttore d'orchestra Beatrice Venezzi, che a Sanremo ha chiesto venisse usato il maschile e non il femminile, quindi direttrice, per introdurla alla conduzione dell'orchestra del teatro Ariston. Una sua scelta ben precisa e voluta che non mi sento minimamente di ostacolare e che pure il direttore dell'Accademia della Crusca ha ribadito essere sì grammaticalmente sbagliata, ma personalmente più che accettabile. Il problema del maschile e femminile nella nostra lingua è sempre stato un nodo nevralgico nella battaglia delle donne per emanciparsi e la presa di posizione della Venezzi ha sollevato un polverone non da poco sui social. Sono volati letteralmente gli stracci con anche offese da parte di donne nei confronti della scelta personale di una di loro. Vorrei focalizzarmi ora però sulla parte di denigrazione social che si sviluppa in questi casi e che porta a vere e proprie aggressioni verbali. Questo accade sempre più spesso e denota il voler annullare e umiliare quella persona semplicemente perché la sua scelta va contro il nostro pensiero. Questo avviene in diversi campi, sessualità, politica, calcio, ma anche serie di fantascienza e potrei continuare a lungo. Stiamo perdendo letteralmente la capacità di empatizzare e accettare le scelte del prossimo, pensando che solo noi abbiamo la vera verità. Siamo una civiltà sempre più esasperata e sofferente. A questo punto avrei voluto parlare della famiglia reale inglese e dello schifo mediatico che le si sta riversando contro, ma primo, Shia ha fatto un ottimo video che vi lascio in descrizione e secondo, Verusca mi ha girato una cosa incredibilmente più rilevante. Vi lascio il relativo articolo della BBC in descrizione e io passo ad approfondire questa questione. Durante l'insediamento di Biden è stata letta una poesia di Amanda Gorman, una giovane poetessa, attivista e di colore che ha fatto molto scalpore sui media del mondo. L'ha letta lei stessa ed il titolo è Hill We Climb, che non traduco in italiano perché sono un uomo bianco, cisgender e non sono un poeta. A questo punto mi aspetto da voi che mi diciate, perché non puoi tradurre una frase così semplice?
Ebbene, il motivo è che il lavoro di traduzione di Víctor Obiols della suddetta poesia in catalano è stato rifiutato poiché lui non corrisponde al profilo di traduttore richiesto. Difatti, dopo le proteste in Olanda riguardanti la traduzione di Marieke Lucas, loro sono un poeta di meno di 30 anni, vincitori di un premio internazionale e che per giunta si identificano come non binari, ecco vi spiegato l'uso di loro come pronome, la casa editrice degli USA, per evitare future polemiche, ha fatto specifica richiesta che per la traduzione se ne occupi una donna, giovane, attivista e preferibilmente di colore. A questo punto dovrebbe esservi chiaro il mio dramma interiore nel vedere oggigiorno una situazione del genere, dopo che da decenni ci sono battaglie il cui fine è creare accettazione di inclusione per il non omologato, mi ritrovo nuovamente a vedere che la barra si sposta ancora una volta verso il razzismo e segregazione in bolle di inclusività, sempre più limitate e limitanti, perché non importa chi tu sia, se tu faccia parte di una minoranza nella minoranza o meno, ma se fai una protesta basata sul genere, razza o estrazione sociale e non sulle capacità di quell'individuo nel svolgere adeguatamente un compito, sappi che tu sei comunque e soltanto un razzista. Adesso avrei voluto parlare anche della sindrome dell'Umarell da social network, quello che sebbene faccia un lavoro X si arroga il diritto di spiegare come fare il lavoro Y a chi quel lavoro magari lo fa già da diversi anni. Ma è una cosa che avete sotto gli occhi ormai da anni e il discorso di pochissimi secondi fa mi ha fatto letteralmente strappare l'anima da dentro. Pertanto grazie a tutti per essere arrivati fino a qui e vi chiedo l'ultima fatica di mettere un mi piace, di iscrivervi, di attivare la campanellina, di condividere e di commentare questo video. Forse questo più di altri video ha bisogno del vostro commento per farmi capire come vi ponete davanti a questi atteggiamenti per me molto rilevanti nel nostro futuro di comunità globale. Al prossimo video, ciao!